Che partita si aspetta domani? Noi ci aspettiamo un match aperto con due squadre che si affronteranno stile Premier League. Ma sicuramente sarà una bella partita. Però noi manca Lozano e Tuansebe, Koulibaly e Anguissa invece poi sono tornati un po' acciaccati dalla Coppa d'Africa, a loro mancano giocatori importanti come Correa, Caicedo e Gosens. Più che una partita di Premier mi sembra un po' una briscola al circolino, solo che a loro manca l'asso di bastoni, ecco, perché si è fatto male con quella che poi è la Roma. Sky! Spalletti, buongiorno. Lei qualche seme lo ha piantato a Milano dell'Inter che poi ha conquistato lo scudetto. Le chiedo quanto questo la può aver aiutato, considerando che tanti giocatori sono ancora lì nella preparazione di questa partita. Allora, di semi ne ho piantati tanti, perché poi la mia paperina Biancaneve piaceva i biscotti, allora piantavo qualche seme di grano per poi agevolare l'impasto per fare i biscotti per la colazione, per cui, e piaceva anche ai giocatori, soprattutto a Ranocchia, a Perisic, questi biscotti piacevano e li mangiavano insieme alla mia paperina. Poi qualcosa è andato storto, ma sicuramente bisogna un attimino rivedere le cose. Poi, per quanto mi riguarda, vanno fatte anche delle valutazioni importanti, per cui se uno ha una determinata possibilità non vedo perché non debba coglierla, per cui se avere un monte ingaggi di 140 milioni anziché dei 100 è molto molto diverso, per cui no, non lo puoi mangiare in un ristorante da 100 euro con 10 euro.